Eccoci qua, eccoci qua. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che c'erano quei dufi della mignotta de androidi, dei robottoni, de che erano? Come li possiamo chiamare? Due bastardi enormi, de ferro giganti, uno dietro l'altro, poi perché c'è il primo, si apre la porta e c'è il secondo. E tocca ammazzarli tutti e due. Esatto, abbiamo provato prima a fare, cioè a buttarli, ad aggirarli e mandare a spostare le palle, ma le palle non si spostano, ma girano vorticosamente. E quindi cominciamo subito così, vai. Ecco. Abbiamo cominciato malissimo, eh? No, raga. Ecco. Abbiamo cominciato malissimo. Abbiamo cominciato proprio male, ma male de merda proprio. Infatti questa puntata l'ho chiamata Sismadonna. Ok. Ho cominciato malissimo, mi sono incastrato in mezzo alle rocce e quello mi ha sparato perché non sono riuscito più a scappare. Tu sorella. E no però, Cristo. Mannaggia Cristo. Ma richiuso all'angolo un'altra volta. Lo so. Aiutino! Già mi ha rilevato la vita tutta insieme, già mi ha rilevato tutta la vita. Lui ce n'ha un botto ancora. Niente. E l'ho rallentato, mi frega un cazzo, mi è meno uguale. O questo è più forte di quello dell'A, che è il primo che abbiamo affrontato. Niente, non schiva più. Lo so.
No, glieli devo rimandare quando lui mi spara quei cosi. Perché non glielo rimanda? Perché non glielo rimanda? Riesco la cosa di respingere con la forza, glielo deve rimandare indietro. Sì, ma l'abbiamo sconfitto ieri, l'altro ieri l'abbiamo sconfitto. Allora oggi invece è indistruttibile, non gli faccio un cazzo. E lui mi mena sempre. Che è? Mi ha fatto pian colpo. Guarda che sta nel video. Come ti ho svegliato? Non c'è la porta chiusa? Ok, urlo di meno. Insomma, sono due stronzi, so. Riproviamo. Cioè, il segreto è quello di rimandargli le sfere di luce con la forza. L'altra volta me l'ha fatta rimandare. Niente, sono morto. Niente da fare. Non c'è verso. Come fa? Mica ci riesce a girargli dietro. E come si fa, capriola? Ma la capriola che schiva o la capriola... Ci sarà un'altra sfera qui vicino. Ci sarà un'altra sfera qui vicino. Sì, ma non me lo fa schivare, mi via uguale. Anche quando, se lui sta per darmi il colpo, io schivo, niente, mi via uguale. L'analogico. Ci sarà un'altra sfera qui Anche se vicino. si muove solo con l'analogico. Sì, ma non capisco perché prima potevo rimandargli la... Vedi? Eccolo, ecco, hai visto che gliel'ho rimandata? Cazzo, non me ne accorto. Gliel'ho rimandata e si era smontato un pezzo. È perché gliel'avevo rimandata. Hai visto che mi ha preso?
Hai visto che quella cosa si smonta? Esatto. Perché ogni tanto si smonta? Eh sì, ma ogni tanto si smonta con R2, ma... mo gli ha fatto un cazzo. Niente, io salto, schivo e lui mi via uguale, pure se salto. Presto, aiuto! Che medicario, che medica, mi sono già curato. Mi via uguale. Adesso! Aspetta. Eh sì, mi sa che si è buggato. Esatto. Ok. Ci ha detto culo. Allora, qui c'era una cosa da aprire per far cadere. Come si apriva sta porta? Ok. Sì, mo c'è la palla laggiù, ma c'è di nuovo un altro guardiano. E mo se famo pure questo, dai. Cazzo, è riuscito a farlo smontare. Aspetta. Mi è venuta un'idea. Thank you.
Perché non c'è un contatore che mi dice... Perché non c'è un contatore che mi dice a quanto sta la forza? No, la forza... Sì. No, intanto sto sopra. No, no, era morto. Porca madosca, era morto. Mancava un millimetro. Non sono riuscito a indietreggiare. Sì, no, spero solo che non mi faccia ricominciare dal primo. Se mi fa ricominciare dal primo, sbrocco. Porca puttana, dal primo mi fa ricominciare. Ci sto. Ah no, aspetta, dal primo ma non c'è più lui. Ok. Cioè, mi ha Andiamo, fatto BG1. ricominciare dalla... Non mi ricordo qual era il tasto. Non mi ricordo qual era il tasto. Sono disponibili nuove abilità? Ah, non sono disponibili. No, scusa, mi dice sono disponibili nuove abilità, ma non c'ho i, ma non c'ho i punti abilità. Esatto. Aspetta, mi è venuta un'idea per fare il primo colpo. Vedi che è giallo lui. Sai che mi sa che gli ho fatto male? È un botto perché mi ha ridato tutta la forza.
No. Certe volte gli fa la forza, certe volte gli fa un cazzo. Io non vedo niente, non c'ho barre. Dove? Ero troppo lontano. L'ho fatto inginocchiare col coso che usciva fuori, ma ero troppo lontano, porca pupazza. Thank you.
Serve uno stim! Cioè, come cazzo mi ha preso là sopra? Poi non ho capito perché questo ritira dentro sta cazzo di spada. No, io non la poso. E rientra da sola dopo un po'. Secondo te carica la forza? Secondo te carica la forza? Arriva più vicino che ci vediamo. Ecco. No. Guarda tu che rimette dentro la spada da solo. Ho capito, e non la uso, se gli sto a correre dietro. Un altro poi avrò tolto, no?
lo so. Ah, mo si mette qua come prima. Niente, io l'ho lisciato e lui mi ha tolto mezza vita. Non ho capito se l'ho ammazzato. Sì. Allora aspetta, aspetta, fammelo mettere il punto abilità. Ce l'ho, lo metto. Recupera più salute quando usa un contenitore di posso aumentare quando mi curo aumento la salute oppure la salute massima di Cal aumenta. Ah, no, aumenta la salute. No, ho aumentato la salute per il momento. Scusa, ma qua... Qui c'è un parkour di qualcosa. Dove porta a sto posto? Sto parkour dove porta? Hai visto dove mi ha portato? E poi dove porta? E poi mi ha riportato un'altra volta nella stessa stanza di prima dove ho ammazzato quello. A che cazzo serve sto parkour?
No, mo ci devo andare, ma questo l'ho fatto. Ma qui posso saltare o muoio? No, mi ha levato 2% di vita. Io mi ricuro, che me frega. No, no, mi ricuro dal checkpoint. Ok, adesso dobbiamo rifare il gioco delle palle qui. No! Cioè, sono uscito e sono rientrato, c'è cioè, di nuovo lui. Cioè, me l'ha ridato perché sono uscito e sono rientrato. Cioè, tutte le volte che esci e rientri da sta stanza, devi da lui. Che coglione. Invece di farmi i cazzi miei, sono andato a vedere che c'era lì, sono uscito. Sono rientrato e c'è di nuovo lui. Che devo fare? Non si può fare il gioco della palla se c'è lui in mezzo, ti ricordi? Fatto un tempo nemmeno a schivare. Sì, però mi rode il culo. Due tre spadate gli ho date. Qualcosa gli ho tolto però. Pure con questo gli ho tolto. Come fai tu a vedere la barra della forza? Io non la vedo. Ma è quella della mia.
Guarda tu, no io. Guarda tu, no io. E andiamo. Mo l'importante è non riuscire. Allora, qui com'era la cosa? No, non ce la faccio più con questi stronzi. Allora, questa dobbiamo spostare, giusto? No, questa stava qui e apriva la porta. Poi bisognava spostare quest'altra. Bisogna spostare quest'altra. Questa deve andare di là. Vai, oh. Dai, dai, brava. Ok, adesso da qui. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ah, devo andare a sistemarla, devo solo andare a sistemarla. Ma devo andare in quest'altra però. In quella. Sì, ma bisogna stare attenti a. Ma bisogna stare attenti a non farla cascare oltre. Forse ce l'ho fatta. Dai, bravo. Ok, mo si è alzato questo, quindi. Ah no, si è aperto qua. Cazzo. Ok, mo sono ritornato di qua, quindi. Mo sono ritornato qui dove c'era la fiamma. Questa non diventa blu, quindi. Chi l'ha aperto a fa sto tunnel? Ah, qua, scusa, non l'ho visto. Qua, eccoci. Ah no, ma questa è la sala dove devi far oscillare quello. Quindi non può essere qui, esatto. Ah, forse devo. Forse devo andare oltre dopo il coso qua. Ah, forse è qua. Guarda che mi sa che è qua.
qua, è qua. Neanche perché qui c'è un'altra valla. Questa andrà spinta uguale. Ah, questa ho portato un'altra valla. Ho portato un'altra valla dove c'erano già le altre due. Ma questa andò. Ah, forse c'è un altro posto qui sopra, aspetta. Qua mi sa che c'è un altro posto. Qua mi sa. Mi sa che devo andare qui. Sì. No, qua, sotto al punto abilità, sopra, qua. Però mi sa che devo chiudere prima questa. Adesso proviamo a spingere questa. Eia, dovevi andare nel buco, no? Dai, dai. Qua, canale. Vai giù, vieni giù, questa rozza. Col corpo la posso spingere piano piano? Lo so, si è alzato per andare là sopra dove c'ero già andato prima, però. Cioè, se io vado qua. Questi già c'erano alti prima, ti ricordi? Qua. Oddio. Qui siamo ritornati. Ecco, sono morto. Qui stiamo dove stavamo prima, che dove scivolare c'era la corda. Ma dove mi riporta? Nella stanza che abbiamo fatto prima, no? Che poi sono ritornato e c'era di nuovo il guardiano. Non ti ricordi? Ho fatto quel parkour e mi sono ritrovato nella stanza dove c'era il primo guardiano. Quando sono ritornato in questa stanza c'era di nuovo il guardiano lì. Ti ricordi? Ho detto cazzo, l'ho appena ammazzato, mi è ritornato. Aspetta, però c'è un altro po'. Aspetta, aspetta. Eh no, quella è la stanza dove c'è quello che dondola. Quella è la stanza di là e stiamo sempre qui intorno. Cioè, gira, gira, torniamo sempre nello stesso, nelle stesse tre stanze.
E quindi come si esce da qua? Le palle le abbiamo piazzate tutte. Se vado nella stanza. E io tutte e tre le ho messe. Ma qui non c'è un posto, c'è un posto solo per la palla. E poi mo quello si è alzato, quindi ce ne va una sola. Le palle. Ah, aspetta, là sopra. Aspetta un po'. Aspetta, ma là sopra? Ma qui non mi dica che c'è un altro posto. Cazzo, qui c'è un altro posto per mettere una palla. Qua. Mo ci arrivi. Quale ci va però? Quale devo togliere? E poi come ce la faccio arrivare qui? Qua sopra. Ah, qua. Sì. Sì, l'abbiamo piazzata qui nei buchi. Cioè, qui c'è un altro posto per mettere la palla, ma come ce la metti qua su? Cioè. A meno che non c'è un'altra palla ancora qui sopra che la posso far cadere da lassù. Se no non si spiega. Noi ne abbiamo messe tre, ne abbiamo messe di palle. Tre ne abbiamo piazzate. Dimmelo perché sta diventa scemo. Non so manco dove sta il telefono. Ma dimmelo, come fa? Ah sì, lo stanzino alla sinistra, aspetta. Se lo percorri, ritorni alla stanza dove c'era la palla quella che abbiamo fatto cadere. Sì, esatto, siamo nella stanza del dondolo. E che ne so, mo tre ne abbiamo piazzate. Ok. Quindi questa dici che non va qui.
sono. L'ha buttata sempre là sopra. Ah, no, no, aspetta, no, no, no. È andata nel ca... Ah! Cazzo, guarda dove è andata. No, no, non c'è andata, continua a far il giro, guarda. Mo ripassa. Su quale? Ah, aspetta, qua. 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 Ah, sì, quando passa. Ok, quando passa la cosa. Ok. Ok, ok. Ho fatto, ho fatto, ho fatto, ho fatto. Ho fatto. Si è alzata ancora, guarda. Mo quello si è alzato fino al soffitto. Ah sì, perché c'è la cosa per arrampicarsi. Ok. Affanculo, aspetta che ho sbagliato. Madonna mia. E dai, Cristo. È la seconda volta che cado. Ok. Allora, sono arrivato su in cima, l'unica cosa che mi viene in mente è che devo salire qua. Porco Giuda, sono cascato di sotto. È proprio un cazzo, sono cascato di sotto. E non si sale manco da qui, devo rifare tutto il giro. Certo. Ah, eccolo. Ah, eccolo, trovato. Trovato. E adesso attivo l'ascensore. Col cavolo, però passando su quella grata che attivava l'ascensore al piano di sopra non si attiva. Ah, ok. Ah sì, perché c'è un'altra cosa lì. Trovato niente? Vaffanculo. Mi andarono su Kashyyyk. Cordova ha parlato di un certo Tarful. Ah. Ma che siete matti? Erano vecchi amici. M'ha fatto sudare. Credi sia ancora vivo? C'è solo un modo per saperlo. Dobbiamo andare su Kashyyyk. Ma sta scendendo ancora, non sta salendo. Secondo me eravamo scesi.
Ah, è vero, stiamo salendo. Allora perché il muro? Buoni. Buoni che merito. Eh sì, è pieno perché qui è do... Abbiamo appena Però spianato la abbiamo strada appena all'impero. salvato. Ah, però. Se io sapessi dove andare, l'avrei sorpassati. Io lo so. L'ho sorpassato, ma non so dove devo uscire. No, qui sto riandando. No, è appunto. Così rivado giù nella missione, no? Qual è il getto che mi porta su? Prendiamolo, in fretta! Uno l'ho provato, l'altro... Non scapperai di nuovo! Come cazzo sapeva la vera mappa? Olomappa. Oh, non me l'apre. Da là. Ok. Sì, secondo me sì. Come ci arrivo lì? Lì so cazzi, come ci arrivo? Qui
questo sale lì, quello. E lassù è un casino, io devo arrivare lì. E poi c'è la porta dietro a Stormtrooper. E lì che c'è? Là che c'è? Lì c'è una cassa. Niente, tre cose ne so dovuto usare. Dove sta sto stronzo col lanciarazzi? No, l'ho lisciato! Porca madosca, continuo a lisciarlo. Niente, non c'ho più manco delle cose. No, so esattamente che cosa devo fare, non ci riesco. Sono praticamente morto. Infatti sì. Solo che sto a metà davanti a quello che c'ha il coso, il lanciarazzi. Dove sta quello con il lanciarazzi? Qua dobbiamo andare, mi sa. O no? Qua. Ah sì, perché era da qua che eravamo venuti. Qua? Devo scendere qui. Però è arrivato giù così. Vedi che qui c'è una porta. Ok, e per forza c'è solo qua. Come cazzo si fa? Ma sentiamo, questo è troppo lontano. Ah no, ce la fa, ce la fa. No,
Perché non mi ha mandato dentro? Mi ha ributtato fuori, allora sei stronzo. Ciao. Ma perché? Perché no? Cazzo, ma se mi spinge il vento. Ciao. Vattene a fanculo a te il ghiaccio. Ciao. Ok. E mo qui dov'è? Fa il parkour cazzo. E fa il parkour al cazzo. No, ho lisciato la corda. Quanto odio il parkour. No. Dio povero. Ho lisciato l'ultima corda. Abbiamo capito un cazzo. Buonanotte al cazzo, abbiamo capito un cazzo, abbiamo capito. Ok, un cazzo. Io vorrei sapere perché una volta vai e salta, la volta dopo non salta. Testa di cazzo. Perché non hai preso la corda, porca madina? Sì, vabbè. Al cazzo. Cazzo, prima salvo. Hai già sentito il... Oh, questo? Ma io dove devo andare? Dove sta? Ah, qua! Ma mi fa entrare? Sarò la tua fine! La porta è chiusa dall'altro lato. Scusi, signore, Ah, qua! le ricordo che sono a sua completa disposizione. Per
Anche perché io da affrontare quello lì non c'avevo proprio nessuna intenzione. Quanto sale? Ma siamo ritornati alla discesa di ghiaccio. Sono ritornato su. Non ci credo. Non ci credo, sono ritornato su. Mannaggia, mi tocca rifare tutta la discesa del ghiaccio. Eh no. Ci ha riportato esattamente dove stavamo prima alle sfere. Scusa, allora c'è... No, appunto. Ma se c'era una porta, perché sono scivolato allora prima? Ma di sopra. Noi siamo sopra. Ma ci stavamo prima qui. Prima noi stavamo qui. E abbiamo fatto tutta la discesa del parkour qua, del ghiaccio. Poi tu mi hai detto prendi l'ascensore e io sono ritornato un'altra volta qui. Scusa, se qui c'era una porta, se qui c'era una porta, non mi facevo tutta la scivolata sul ghiaccio. La aprivo. Ma solo che il problema è che questo ascensore adesso non riscende. Sembri felice. Ehi, hey, BD1. Vedo rifare tutto il parkour del ghiaccio. Voglio morire. Ma se io mi ammazzo, riparto dall'ultimo salvataggio, però dall'ultimo checkpoint. No? Vediamo se mi riesce di farlo, lo faccio. Ok, sto di nuovo qui dove è uscito il mostro. Aspetta, sta lassù. Eccolo là l'altro ascensore. Sta di là. Prendi quello. Come cazzo ci arrivo lì? Devo passare al mostro. No, devo andare al parkour. C'è il parkour lì. Per arrivare di là. È qua, è qua.
Però da lì non ci vado. L'ho bloccata, ma poi mi sono cascato di sotto. Insomma, manco do cazzo dove andare. Non ho visto il parkour. Eccola, finito, morto. Devo ricominciare tutto da capo. Quanto odio il parkour. Quanto odio il parkour. Dio, quanto lo odio. Sei tu? Cioè, non lo so se la live lagga. Faccio al cazzo, faccio. No, forza. Non ci riuscirò mai. Ci riuscirò mai, io non so capace a far il parkour. C'entra il cazzo. Madosca, sono passato te vai al cazzo, Gesù Cristo, Dio povero, Dio Cristo.
Tim! Niente, non ce la farò mai. Che cazzo devo fa? Gesù Cristo in croce devo fa. Ehi, BD1. Sì, senza... perché ho cominciato a lottare con i due, ho capito che tanto non ci riuscivo a ammazzarli, mi sono infilato nell'ascensore. Ah, devo riparare al braccio di coso. Se no non... se no non posso aprire la porta. Qui c'è un altro coso di ghiaccio, ma è possibile un'altra discesa di ghiaccio? No, quella era prima che abbiamo fatto. Attrezzatura da scavo. Aspetta qua. Ucciso da un crollo. Gli scavi imperiali destabilizzano queste gallerie. A meno che adesso che ho preso la cosa... Per azionare questo dispositivo va riparato il braccio connettore. E non ce ne so altre. Ma non ce ne so altre, c'è l'ascensore, quella porta e la discesa col ghiaccio.
Ah. No, è un dirupo di ghiaccio. Questa secondo me ci riporta giù, 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 giù. E ci siamo sopra. Questa è la porta che ci porta all'esterno. Allora che è un altro ascensore? Quanti cazzo d'ascensore? E scusa, ma allora tutta quella parte delle pale che me l'ha fatta fare? Eh no, due erano. E quindi che devo fare? Devo scivolare giù un'altra volta? Insomma, due ne abbiamo fatti, due ne abbiamo presi da ascensore, che c'era un terzo ascensore. Ora sto scendendo di nuovo col ghiaccio. Eccolo. Eccolo, eccolo. Eccolo l'ascensore. Ce n'era un terzo. Sono sotto uno scavo imperiale. Si sono spinti più in là del previsto. Ora abbiamo altri problemi. Oh, se non è questo, basta. Che sei il genio di Dracca. Proprio ora stanno cercando la Mantis. Non potete spostarla. È questo, perché lei mi sta parlando. Troppo rischioso accendere il motore. Lo scarico d'energia attirerebbe subito l'attenzione. Tornerò il prima possibile. Se no la butto giù a capocciate. Ah, certo. Ecco che ho distrutto la TST. Ah, questa è la strada che abbiamo fatto a venire. Ah, eccolo là, TST. Cal, un camminatore ci attacca e abbiamo le armi fuori uso. È lui? Digli di portare qui le sue. Resistete, sto arrivando. Oh, yeah.
infatti l'ho indebolito. Hai visto come l'ho indebolito? Sì. No. Ci riuscirò mai. Non li para i colpi e non li para i colpi. Quello mi continua a sparare. Lo so. Ma non mi riesce a parare neanche un colpo, questo mi spara. Dammi uno spin. Cazzo è che mi spara ancora? Sì, ma la TNT ancora spara. BD1, lanciami uno spin. Mi continua a sparare.
Insomma, la nave dove cazzo sta l'ingresso? Dall'altra parte dove? Ah no, ma c'è sto stronzo! Era sta merda, il pilota della TNT. Lavoro lì fuori, ragazzo. Fanculo. Ehi, tu sai Bel davvero lavoro come al muoverti? cazzo. Ah, dimmi solo che questa visita non è stata inutile. Ho trovato la tomba di un saggio Zeffo. Usavano la forza, di sicuro. Una civiltà di utilizzatori della forza scomparsa nel nulla. Capisco perché il maestro Cordova ne era così ossessionato. Hai scoperto altro? Prima che sparissero, gli Zeffo avevano viaggiato sul pianeta Kashyyyk. Oh. Cordova aveva un amico Wookiee di nome Tarful. Forse possiamo trovarlo. Kashyyyk. Oh, senti, le cose vanno parecchio male laggiù. Madonna. Già, l'impero ci sta andando giù pesante con quei Wookiee. Prepariamoci allo scontro, allora. Trovo che questo stile di vita ti si addica. Abbattere quel camminatore ti ha reso più sicuro. Allora, come va? Te la cavi? Intendi con la forza? Sì, con la forza. Hai detto che può sopraffarti. Ancora non mi sono fatto uccidere. Meglio non parlare. C'è già qualcosa? Sì, certo. Ti capisco. Solo che abbiamo rifatto i due Più in di quarto. Quanto tu creda. Perché hai scelto di smettere di usare la forza? Hai capito? Quando l'epurazione mostra in atto e le nostre infatti smetto truppe che, di cloni smettono si di sono parlare rivoltate, la mia e Padawan e io abbiamo salvo. preso degli allievi e ci siamo nascosti, ma non è servito a niente. La pattuglia Esatto. imperiale stava per scoprire la nostra posizione, così ho cercato di allontanarli dalla mia Padawan, Trill. Era rimasta indietro con gli allievi, ma loro mi hanno presa e mi hanno torturata. Volevano sapere degli altri. E certo. Quanti erano, ma Anzi, soprattutto volevano figo. Sapere di Cordova. Dove era andato? Ma sei scappata. Sì. Alla grande. Ci fu una rivolta in prigione. Era la mia opportunità e l'ho afferrata al volo. Grande. Io non sono più la stessa. Esatto. Qualcosa esatto. dentro di me si è spezzato per sempre. La tua Padawan. Lei è sopravvissuta? No. Per questo non possiamo arrenderci. Allora, non possiamo su lasciare che il sacrificio euro. Dei nostri cari sia stato inutile. E mo fammi finire questo. Mi chiedo dove dovremmo sì. andare. Sì, forse là. Dove dobbiamo andare, che ha detto? Sì, so cosa pensi. Ci sto andando. Zeffo. Kashyyyk, eccolo questo. Kashyyyk, la patria dei Wookiee. Credimi, non pilotavo sì, infatti così è la... bene dal mio diploma all'Accademia Spaziale di Lateron con il massimo dei voti. Non sapevo che Lateron avesse un'accademia. Sì, era nuova a quell'epoca. Forse non hai girato molto da quelle parti. Cosa vi facevano pilotare? Tutto. Caccia, trasporti, corto raggio, lungo raggio. Non mi fa sedere girare stavolta. In tondo per ore. Giravi in tondo con i trasporti? Sì, non mi lasciavano fare altro. Ma ero un vero asso. Avresti dovuto vedermi. Ah, bene, stiamo arrivando. Vero. Mettiti a sedere. Oh, ditemi che non forzeremo cazzo, quel blocco. Piano di incrociatori. Se non ci resta altra scelta. Il transponder della Mantis ora trasmette segnali imperiali. Ehi, Grise! Sì. Alimentazione al minimo e non strafare. Come su Bracca? Che sarà mai?
Se mi serve il tuo aiuto, te lo chiedo. E ora tieni gli occhi sullo scanner. Sì. Ce la fai? Sì. Bene. Io non vedo niente. 4K è spettacolo. Stanno cercando qualcosa in superficie. Via libera. Vabbè, ma i gusti sono gusti. Ah, qui è dove... Scusa, qui è dove ha combattuto qualcosa. Con quello con quattro braccia. Cos'è successo? L'impero sta divorando le risorse naturali di Kashyyyk. I Wookiee sono stati schiavizzati o esiliati. Ah, con Dooku. Dooku. Ci è mancato poco, ragazzo. Non dovevi tenere d'occhio i monitor. Guerriglieri, i Wookiee e gli stranieri tendono un'imboscata a un convoglio imperiale. Hanno dei camminatori in arrivo. Forse Tarful è con loro. Tarful potrebbe essere dovunque, anche morto e sepolto, che è la fine che faremo anche noi se ci infiliamo in mezzo alla battaglia. Non ci rimangono altre opzioni e moriranno se non li aiutiamo. Che cosa hai in mente? Io mi sabotaggio. Con Grevius ci su Bracca demolivo camminatori. Specie di capanna. Ne dirotterò uno. Ma sentilo il ragazzo, si crede ancora nelle guerre dei cloni. Capitano, avviciniamoci ai camminatori. Che cosa? Sta a sentire. Quei camminatori servono anche da trasporto truppe. Quando entri fai molta attenzione. Episodio 1, 2, 3. Ed ecco che entra in scena Grisi il mitico! Ehi, fammi un favore. Cerca di sopravvivere. Lo aggiungerò al piano. Ma questo che fa? Se butta così senza parlare. Se hai deciso di saltare, fallo adesso, ragazzo! Pronto a nuotare, BD? No, beh, ma è... Già così è figo, io continuerei fino a mattina. No, no, non ci fermiamo però. Non siamo fatti. Sei pronto? Come faccio a capire che direzione deve andare? Beh? Sì, sta andando lì. Eccolo, ok, sì. Ma devo salire sulla TNT. Chissà come si entra. Sì, prova con la zampa. Devo trovare un punto da... lo so, questo cammina. Bene. E adesso? No, non sale più.
Devo andare sulla gamba davanti allora. Più scivoloso del previsto. Sale più. Non si arrampica più. Ragazzi, arrampica più. Io schiaccio, ma... Ecco, adesso si arrampica. Ah, ok, ho capito. Manca poco. E mo? Qua, sono arrivato quasi in testa. E poi? Allora devo salire sopra. E non ci va sopra. No. Si sposta lateralmente, ma su non ci va. Ah, l'ho trovato, sì, era di là. Sì, sto bene. Ecco, l'ho trovato. Ci sto. Sono entrato dentro. Però io sono entrato ma non trovo dove, non c'è una porta. Ah, eccolo, ok.
c'è battito. Tocca a te segnalare i caduti. L97240 al rapporto. Abbiamo... L'hai visto anche tu? È il Jedi! Ostile in avvicinamento! Insistete! Ha ucciso uno dei nostri! Scendiamolo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Lo sai con quanto sono rimasto dopo averli ammazzati? Non ce l'ho. Aspetta. No! Che hai trovato? No, ma ha detto scansiona sui corpi. Vedi uno? No, speravo di trovare qualche medicina, qualcosa. Ma la cabina di pilotaggio dove sta? Rilevo una nave sugli scanner. Hanno più potenza di fuoco del previsto. Com'è la corazza? Lo so. Gravemente. Io ho pochissima vita, questi mi ammazzano. È in calo. Dovrebbe comunque bastare. Come no, sono in due. Sono in due. Avanziamo. Agli ordini. Ma ci sono due seduti. Ok, perché li mette... Va bene, rallenta. Rapporto, cosa succede laggiù? Stai violando il protocollo imperiale. Puoi far star zitto quel tizio? Arrenditi o non... Meglio. Al lavoro. Allora, quelli sono i blaster. Controlla i cannoni. Questa è una figata, ma ci sono gli altri però. Qualcuno che ha appena rimediato una TAT. E tu chi sei? Uno che farà impazzire l'impero. C'è uno. Avanziamo verso quella piattaforma imperiale. Un aiuto fa comodo. Ricevuto. Facciamogli arrabbiare ancora di più. Fare sui Dagger. Ponte distrutto. Spaziamoli via. Dobbiamo proteggere i guerriglieri. Ne arrivano tanti.
viene addosso. Vuoi fare qualcosa? Tieniti! Reggiti forte, PD! Fiamme il coso. Sì, sto bene. E tu? No, non lo rifaremo. Hai distrutto un camminatore nuovo di zecca. Come ti chiami? Cal Kestis. Eccolo, faresti idea. Che ci fai su Kashyyyk? Cerco una persona. Tu che ci fai qui? Sono qui con i miei compagni per sabotare i rifornimenti imperiali. Ehi! Allora, chi è che sta cercando? Un capo tribù Wookiee di nome Tarful. È impossibile trovare Tarful. Non è un caso che sia sfuggito all'impero così a lungo. È un guerrigliero? Lui è il guerrigliero. Un simbolo della resistenza Wookiee che attacca l'impero dalle terre buie. Ma guarda, sì, tutto il fuoco Chris, dietro, il rosso. Lui è suo. Come va? Perché cerchi Tarful? Clamoroso sto gioco. Faccende da Jedi. I Jedi sono estinti. Non tutti. L'hai rubata un cadavere? L'ho ricevuta dal mio maestro. Questa piattaforma serve a una raffineria imperiale in cui lavorano schiavi Wookiee. A quanto pare, fra gli schiavi ci sono anche dei guerrieri. Devo aiutarli. Forse sanno come contattare Tarful. Sì, è possibile. Un minuto, aspetta un attimo. La Mantis è un gioiello, una splendida nave con un pilota eccellente, ma non è fatta per il supporto ravvicinato. Noi staremo qui a monitorare le trasmissioni imperiali. Forse intercetteremo delle richieste d'aiuto. Ve ne sono grato. Vado in nuova scoperta con i miei uomini a preparare l'attacco. Raggiungici appena puoi. Andiamo! Comunque c'è una grafica dei movimenti, delle cose, è clamoroso sto gioco. Immagino quello dopo. Voi state bene? Anch'io sono felice di vederti. Questo posto è una discarica. Il piano ha funzionato. No, ci ho visto il trailer. E adesso vuoi seguire su? Che ne pensi del piano di Su? È una battaglia persa. Dubito sia qui solo per liberare i Wookiee. Mi pare affidabile. Può anche darsi. Ma qui c'è in ballo molto di più. E ricorda che l'impero gioca sporco. Guardati le spalle in quella raffineria. Grazie, lo terrò a mente. Esatto. Non vedo il checkpoint. Ma devo risalire sulla nave? No, c'è la console. Sì, devo salvare per forza. Sto... ecco, l'ho trovato. Sto per morire. No, ma sono rimasto veramente con... cioè... ah, cazzo, due punti abilità c'ho. Oh. Mo però potenziamo un po' l'attacco. Allora, aumenta la distanza che Cal può raggiungere quando usa attacco con slancio. No, non mi interessa per ora. Cal può eseguire un altro attacco potente dopo un fendente alto. Vabbè, una potremmo far questa. Ah, ok. Che quando gli do il primo colpo, poi boom, gli dà subito l'altro che lo sbatte giù. Se attendi più a lungo prima di attaccare, dopo che ha usato la spada laser, Cal può eseguire un attacco speciale dalla portata maggiore. No, proviamo. Un attacco aereo.
che permette a Kalle di respingere i nemici nei pressi del punto in cui si atterra. Kalle recupera più forza quando sconfigge un nemico e ne ottiene un po' quando colpisce un nemico che blocca. Se mantieni spinta, Kal spinge i gruppi di nemici e fa vacillare i nemici di grandi dimensioni. Ah, aumenta spinta. Fammi vedere solo questo. Kal devia automaticamente i colpi di blaster mentre scatta o corre sulle pareti. Pure questo. Attacca dopo una schivata rapida per permettere a Kal di eseguire velocemente un attacco con calcio. Attacca subito dopo uno scatto per permettere a Kal di eseguire un attacco speciale con una spada laser. Saluto. Un attacco aereo che permette a Kal di... No. Vabbè, mi sa che faccio quello che avevo detto. Che aumenta la spinta. Ah no, non ce l'ho, perché quello che ho messo, quello che ho attivato valeva 2 punti. Hai capito? Non era da 1 punto. Si vede mano a mano in avanti, far crescere aumenta 2 punti. Ehi, Gris, cos'è questa roba? Cosa? È la prima volta che vedi un terrario? No, ma di solito non ci crescono delle piante? Oh, scusa se ho dovuto scarrozzarti. Sì, sono le donazioni. Grazia, ma potresti ripagarmi con dei segni? Allora, aspetta. Pensavo odiassi la natura. Ok, sicuro, ragazzi, questa notte credo che possa andare bene. Lo siamo fatto pure troppo. Quindi, se vi va, ci vediamo nel prossimo episodio. Intanto, adesso vi auguro buongiorno o buonanotte a seconda di quando voi stiate vedendo questo video.